svolge anche in casa il Fortis Murgia. Ricordiamo che entrambe le squadre erano a 6 punti appaiate su Deggio Pieno prima di questo match, quindi era una partita sicuramente non facile per l'Arzanese, che invece ha praticamente dominato l'avversario, così come aveva fatto precedentemente in casa anche contro il Francavilla. Subisce pochissimo questa squadra, come vedremo il Murgia non si è mai reso pericoloso dalle parti del portiere Navarra, e poi è pericolosissima in attacco, gioca anche un calcio piacevole soprattutto grazie alle punte che sono molto brave tecnicamente. Arzanese scese in campo in maglia gialla con Navarra, Nocerino, Terracciano, Gelotto, Novillo, Imparato, Improta, Manzo, Montaperto, Carotenuto, San Domenico, allenatore Fabiano. Murgia in maglia bianca invece con Napolitano in porta, Chessa, Aiello, De Sanctis, Falanca, Delle Foglie, Pastore, Lorusso, Margiotta, Lorusso, Petruzzella, allenatore Squicciarini, arbitro della gara Pillitteri di Palermo. Vediamo quindi l'inizio della partita. Nel primo tempo non saranno molte le occasioni. Questa è una prima occasione per Montaperto su calcio d'angolo battuto da Carotenuto. La palla termina alta sopra la traversa, poi fa le prove del gol che poi vengono nella ripresa Carotenuto, qui con questa punizione che termina di poco al lato alla destra del portiere del Murgia, Napolitano. Tenta di alleggerire un po' la pressione dell'Arzanese il Murgia sotto il cross di Lorusso, che comunque non impensierisce il portiere Navarra. Sulla sinistra poi inizia lo show di San Domenico, che oggi è stato il migliore in campo, sempre in dribbling, riesce sempre a mandare a vuoto il difensore, qui conclude, respinge il portiere Murgia, poi la ribattuta di Manzo viene comunque ancora respinta dalla difesa degli ospiti. Primo tempo che quindi termina sul risultato di 0-0. Ci sono state 2-3 occasioni per l'Arzanese, che poi nella ripresa metterà a frutto insomma la propria pressione con le giocate sia di San Domenico sia di Carotenuto e di Manzo, che poi realizzerà la terza rete. Quindi vittoria sicuramente strameritata per i padroni di casa. Qui c'è una sponda di Montaperto e Carotenuto non riesce a battere verso il portiere, c'è un difensore che riesce a respingere la sua conclusione ravvicinata. Poi Manzo qui sbaglia l'intervento, quindi permette la ripartenza del Murgia e c'è questa conclusione velleitaria del nuovo entrato per il Murgia, Martinucci. L'abbiamo messa perché veramente ci sono poche immagini, c'è veramente niente Murgia per il Murgia. E poi questa è l'azione della rete al 19° della ripresa, ancora San Domenico che manda davvero in ambasce la difesa del Murgia, palo per lui e sulla ribattuta è pronto il capitano dell'Arzanese Novillo, che mette a segno, quindi il vantaggio dei padroni di casa, un gioco da ragazzi per lui in questo caso, ma è da mettere in evidenza come sia sempre tutte le azioni pericolose sono partite dalla sinistra, dal piede di San Domenico, che come rivediamo qui rientra sul destro, batte e mette in difficoltà il portiere, salvato dal palo, però non può far nulla poi sulla ribattuta del capitano Novillo. Quindi al 19° 1-0 per l'Arzanese, che a questo punto poi si sblocca e continua comunque, cerca di concludere insomma la partita. Qua c'è un cross ancora per Montaperto, che quest'oggi si è sacrificato molto soprattutto in un gioco di sponda per Carotenuto, per San Domenico, e poi la punizione qui magica di Carotenuto, una parabola davvero, bravo, fantastica, Pasquale, bravo. Al 31°, ricordiamo che poi su questa diciamo sul fallo che poi ha portato alla punizione di Carotenuto c'è stata l'espulsione del numero 4 del Murgia, Delle Foglie, quindi è rimasta anche in 10 la squadra in maglia bianca. E poi sulla punizione è arrivato il 2-0 che ha chiuso praticamente l'incontro. Rivediamo il pallone che praticamente prende un effetto fantastico, il portiere davvero non può arrivare sulla traiettoria, e quindi 2-0 meritatissimo per l'Arzanese. E poi su questo schema, punizione di Carotenuto, botta a volo di Manzo, e 3-0 per l'Arzanese. Questo era uno schema sicuramente provato in allenamento dall'allenatore. Sì, ad Arzano non fa bene, sì, fare gol. Ti picchiano pure. Vediamo ancora Carotenuto che pesca perfettamente Manzo. Forse porta bene. È la sua ottima coordinazione. Batte ancora una volta Napolitano. Questo al 35°, quindi partita
davvero in ghiaccio per l'Arzanese, che ha dimostrato ancora la propria solidità difensiva. E poi davanti, con quei giocatori, San Domenico, Carotenuto e poi Montaperto, davvero può rendersi sempre pericoloso. E questa praticamente è l'unica volta che il Murgia al 45esimo riesce ad inquadrare lo specchio della porta con De Sanctis, e questa volta è bravo Navarra, che è restato per 90 minuti inoperoso, comunque concentrato, respinge in calcio d'angolo, termina l'incontro. Quindi vittoria strameritata davvero per l'Arzanese. Gianni, quando si hanno giocatori come Carotenuto, come San Domenico, che sta venendo fuori alla grande, ecco, 10 secondi possono venire fuori anche questi risultati. Però attenzione, c'è l'Arzanese, ora sta vivendo un momento magnifico, fantastico per loro, 3 partite, 9 punti, punteggio pieno, però si portano dietro un bagaglio di entusiasmo importante degli ultimi 2 anni, ma il campionato però è lungo, non bisogna eccedere poi negli entusiasmi. Comunque vivono il momento, Ciccio, in questo momento avanzato è importante. Ma c'è entusiasmo, la società ha fatto, ripeto, un ottimo lavoro, quindi penso che sull'entusiasmo secondo me andranno ancora avanti per un bel po'. Sicuramente. C'è un'ottima squadra. Dimmi, mi fa piacere.